Prendono il via da oggi fino a domenica 29 le finali nazionali Under 19 maschili tra Alba, Tortoreto, Martinsicuro, Mosciano, Sant'Angelo e Colonnella. Le immagini però riportano al crudo e amaro commento del mancato approdo alla bella nel contesto della finale di A3, in cui, in gara 2, il Pineto cede le armi al neopromosso con merito Prata di Pordenone. L'Abba, al cospetto dell'ennesimo pienone, rinvia il discorso a 2 alla prossima stagione. Sconfitta Bertoliana in gara 1 per 3-1, stesso punteggio al Pala Santa Maria, ma con modalità diverse e che inducono a farsi il sangue guasto se si ripensa al 24-22 del quarto set, a un soffio dal tiebreak che avrebbe potuto avere una conclusione ben diversa da una inaccettabile rimonta dal 24-22 al 24-26, ma tant'è. Gli applausi meritati comunque vanno alla società in primis e alla squadra, che ha speso il massimo contro un manipolo di giovani dal futuro assicurato. Pazienza, solo quella, in quest'ultimo turno che, dopo le tristissime 8 retrocessioni del nostro Abruzzo, ha travolto anche in B2 femminile il Teramo, liquidato pur con parziali risicati dal Ponte San Nicolò, patavine vittoriose per 3-0. Chiudiamo in bellezza, anche se sul fronte regionale, mentre in campo maschile il Montorio, vincente a Montesilvano, attende l'altra finalista di C tra Pescara 3 e Termoli. Sul fronte femminile, Serie C, un super Cepagatti nelle immagini batte 3-0 un pur ottimo Junior Ortona e accede con 3 turni d'anticipo in B2. Uno speciale sul trionfo delle ragazze di Chiavaroli verrà mandato in onda domani nel corso di Pallavolè, inizio ore 21.